Grazie Emilia, grazie. Le domande del professor Vittadini sono più difficili dei titoli del meeting, quindi cercherò di rispondere mettendo insieme i quattro spunti che lui ci ha lasciato con alcune considerazioni legate sicuramente all'attualità, ma anche legate alla dinamica personale, perché io credo che quando voi chiamate in causa la responsabilità dell'io e quando fate della mostra su Abramo, uno degli eventi centrali del meeting di quest'anno e non soltanto del meeting, richiamate ciascuno alla responsabilità personale. Io avverto questa responsabilità nei vostri confronti, quindi tenterò di rispondere con alcune considerazioni, con alcune suggestioni, con alcune valutazioni alle considerazioni di Vittadini, dando un giudizio su quella che per me è oggi la grande possibilità che si apre di fronte all'Italia. Essere la terra delle opportunità e non dei rimpianti. Ma farlo partendo da un giudizio molto duro, molto crudo sulla realtà, che non vuol dire non essere positivi su ciò che vediamo, ma essere sinceri innanzitutto con noi stessi. Quando noi ci domandiamo che tipo di strategia abbiamo in testa sull'Europa, dobbiamo avere il coraggio di dirci che su questo tema, e non soltanto su questo, forse abbiamo perso 20 anni nel dibattito che ci ha appena caratterizzato, che quando parliamo del Mediterraneo, un grande sindaco di Firenze lo chiamava il prolungamento del lago di Tiberiade, quando ancora a Firenze c'erano i sindaci seri e lui si chiamava Giorgio Lapira, quando parliamo del Mediterraneo parliamo non di una frontiera dell'Europa, ma del cuore dell'Europa. Eppure in questi anni non c'è stata la sufficiente attenzione da parte della politica, di tutta la politica, nel considerare il Mediterraneo come il cuore del dibattito europeo. E che cosa è accaduto? È accaduto che l'Europa si è allargata, provo a partire di qui, l'Europa si è allargata come numero di paesi, si è allargata come poteri e responsabilità, ma ha guardato in direzione strabica verso quello che doveva essere il centro motore della propria azione. E allora se vogliamo rispondere alle domande di Vittadini, dobbiamo avere il coraggio di dire che in questi anni del Sud, o meglio dei Sud, si è fatto un racconto macchiettistico, si è fatto un racconto parziale, si è fatto un racconto totalmente incentrato sul negativo, come se il Sud potesse essere semplicemente il set per una fiction andata male, o perché si immaginava il Sud soltanto come un luogo di negatività e di disperazione. Quello da cui vorrei partire però è che, con le parole di Emilia, viviamo un tempo in cui sta accadendo qualcosa di cruciale. Davvero si ha come la sensazione che la storia faccia gli straordinari. A me è stata plastica nella esperienza di Presidente del Consiglio questa immagine quando la settimana in cui sono andato in visita alla Casa Bianca, rappresentando il governo italiano, era la settimana in cui avevo visto il film Selma. Scusate se parto da una cosa che può sembrare banale, ma se ci pensate, nel giro di 50 anni, la più grande democrazia del mondo è passata dal fatto di vietare in Alabama a una donna di colore o a più donne di colore la possibilità di registrarsi al voto, a, nel giro di 50 anni, consentire a Barack Obama di divenire il primo presidente di colore della storia di quel paese. È evidente che ciascuno di noi ha tante piccole, grandi storie in cui si dimostra con chiarezza che il mondo corre a una velocità impressionante. Pensate al primo meeting, 1980. Era un mondo diverso. Meeting per l'amicizia. Chiedetelo a uno dei vostri studenti. L'amicizia è qualcosa da chiedere su Facebook. Non è certo una cosa sulla quale si fa un meeting. Eppure la vostra esperienza rappresenta qualcosa di diverso. In 36 anni avete coltivato, avete seminato, avete cercato di invitare a un'amicizia che è innanzitutto dialogo e confronto. Per questo motivo io trovo che alle quattro domande di Vittadini si possa rispondere con una sola risposta, e cioè che l'Italia ha una gigantesca questione educativa e culturale davanti e che questa questione gigantesca di educazione e di cultura vede l'Italia di fronte a un bivio.
Se l'Italia torna a fare l'Italia, c'è spazio per l'Italia nel mondo, c'è spazio per l'Italia in Europa, c'è spazio per l'Italia nel Mediterraneo, c'è spazio per l'Italia per uscire dalla crisi nella quale siamo. Se viceversa l'Italia non investe su se stessa e continua in un racconto di negatività, non è l'Italia meno ricca, è il mondo che perde un'occasione. Questa è la tesi sulla quale vorrei annoiarvi per una ventina di minuti oggi. Partendo però da un presupposto, io non volevo venire al meeting di Rimini. Non volevo venire al meeting di Rimini e è bene che ve lo dica con grande franchezza, perché se dobbiamo parlarci liberi è giusto avere questa franchezza. Non certo per un fatto ideologico. I miei predecessori a Palazzo Chigi hanno sempre scelto di venire al meeting di Rimini, magari perché appassionati dall'idea di utilizzare questo luogo anche per quello che è, anche parzialmente, una gigantesca e bellissima agorà politica in cui si riflette, si discute, si ragiona. In particolar modo qualche predecessore a Palazzo Chigi ha considerato questa come una importante piazza politica da non perdere mai. Ma anche qualche mio predecessore alla guida del mio partito, la sinistra, ha sempre apprezzato il meeting, magari più per l'aspetto legato alle opere, all'industria, più direi all'economia reale, in particolar modo qualche predecessore. Quindi non è che non volevo venire al meeting perché avevo chissà quale paura, ma perché vi ho incontrati, vorrei tranquillizzarvi subito, non sono uno di voi, quindi potete stare tranquilli, sereni, non avere preoccupazioni particolari, ma vi ho incontrati in una esperienza personale. E per questo io credo che l'amicizia sia una parola talmente bella che riempie il cuore dell'uomo. In politica il lusso non è l'auto blu, in politica il lusso è la qualità delle relazioni umane, diceva un grande scrittore. E l'idea di poter incontrare alcune persone che ti arricchiscono di qualcosa di diverso rispetto al punto dal quale partivi è stato per me decisivo nella mia esperienza. E quindi vorrei dirvi che non mi andava di trovare domani i titoli, che comunque troveremo, sull'accoglienza più o meno calda, più o meno forte, politicamente intesa, perché riconosco questo luogo come un luogo nel quale tante amiche e tanti amici hanno arricchito la propria esistenza e hanno arricchito l'esistenza dei loro compagni di strada in modo diverso rispetto a quello che la ricostruzione giornalistica farà e darà. E tuttavia abbiamo scelto di essere qui e proverò a rispondere alle domande partendo però da questa duplice premessa. La prima è raccontandovi come vi ho conosciuto in una scuola fiorentina. Io, studente Boy Scout, quindi con qualche giudizio, se volete pregiudizio, nei confronti della pericolosa presenza CLI a scuola, ho un problema con un paio di compagni di classe, un problema banale, e quindi decidiamo di parlarne, secondo il nostro approccio molto tradizionale, dobbiamo parlarne con il preside e con il prete, e vado nell'intervallo a cercare quel sacerdote, che è il mio insegnante di religione, per dirgli che è successa quella cosa e chiedergli un consiglio. Il mio compagno di banco mi dice: ma che vai, vai a lui, da Cielino? Gli faccio: sì, è Cielino, ma è anche prete, posso andarci? Dice: non lo so, vediamo. Lo dico perché è qui, Don Paolo Bargigia, è qui, anzi lo saluto e lo abbraccio. E vado a... E mi dice il mio compagno di banco: occhio, perché quello poi ti invita a una vacanza. E io gli dico, stai tranquillo, non c'è problema. Naturalmente lui sarà interessato alla questione che gli pongo, credo che non se la ricordi nemmeno più qual è la questione che gli ho posto in quel momento. Fatto sta che al quarto minuto del colloquio già mi ha invitato al gitone a Lucca e io resisto perché mi ero preparato e gli dimostro di avere la spina dorsale dritta, tant'è vero che dopo 2 mesi ero con lui in pullman verso Mazzin di Fassa a discutere se la canzone della bambina portoghese o Shomerma Milaila avessero o meno il senso religioso che lui intendeva dargli a quelle canzoni di Guccini. Ecco perché voglio partire di qui. Perché esiste una dimensione nella vita di ciascuno di noi che prescinde dagli aspetti più legati alla politica.
Per me, quando penso a voi, vuol dire pensare a Peggy, a Claudel, a Chesterton, a come abbiamo discusso di Leopardi preparandoci alla maturità e come anche nella vita politica abbiamo avuto idee diametralmente opposte. Secondo caso personale che voglio citare, vengo al meeting lieto e grato. Utilizzo questi due termini perché sono due termini che in un SMS circolare ci mandò un nostro amico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto e che era il mio oppositore in provincia, il capogruppo di Forza Italia. Lui era ancora democristiano più che di Forza Italia, diciamo era la componente democristiana di Forza Italia, Graziano Grazzini. E nei suoi, un amico di molti di voi oltre che di molti di noi, e Graziano era un rigoroso avversario e discussioni politiche accese, in occasione del suo 50° compleanno mandò un SMS a tanti di noi dicendo lieto e grato, che è un'espressione molto bella di un modo di vivere. Poi ripeto, se aveste sentito i dibattiti politici non avreste pensato alla letizia e alla gratitudine, ci insultavamo con affetto come si deve in due mondi che sono mondi anche diversi, ma c'è questo riconoscimento di qualcosa di più grande della semplice distanza politica. Ecco, parto di qui. Capite che venendo da questa esperienza mi torna difficile domani dover affrontare soltanto il tema dal punto di vista come va le riforme, qual è l'ultima dichiarazione, però è un rischio che accettiamo volentieri e segno quattro punti dell'intervento. Il primo, partendo proprio dall'esperienza dell'amicizia con uno come Graziano. L'Italia in questi 20 anni, a mio giudizio, ha trasformato quella che chiamano Seconda Repubblica in una rissa permanente ideologica che ha smarrito dalla vista il bene comune e mentre il mondo correva con quel taglio che Emilia ricordava, è rimasta ferma, impantanata in discussioni sterili interne. Attenzione, lo dico qui perché qui, con la stessa franchezza, avete spesso applaudito gli uni e talvolta anche gli altri. E quindi lo dico con rispetto, non voglio sembrare provocatorio o polemico, ma ritengo che il berlusconismo, e per alcuni aspetti anche l'anti-berlusconismo, abbia fatto mettere il tasto pausa al dibattito italiano. E per 20 anni noi abbiamo perso occasioni clamorose e oggi noi abbiamo il compito di rimetterci a correre nonostante la Seconda Repubblica. È come se le riforme che stiamo proponendo, che non sono il fine dell'azione politica, ma sono uno strumento, fossero un corso accelerato per riportare l'Italia in pari. Guardate la discussione sull'Europa. Primo punto. Guardate la discussione sull'Europa. In questi 20 anni l'Europa si è allargata a 28. Ora, i diplomatici dell'ufficio diplomatico di Palazzo Chigi trasaliranno quando lo dico, ma lo dico lo stesso. L'Europa a 28 o è troppo o è poco. L'Europa a 28 è stata una rincorsa dove si è allargato l'Europa senza una visione politica da parte dell'Italia. Ha spostato la centralità allargandolo verso la frontiera orientale, ha cancellato il Mediterraneo dalla discussione, ha cancellato anche i Balcani. Attenzione a questa discussione perché noi parliamo solo del Mediterraneo, ma c'è un'emergenza Balcani che è pazzesca. E in questi 20 anni abbiamo visto Srebrenica e abbiamo visto un premier come il premier serbo andare a chiedere scusa a Srebrenica, anche se poi costretto alla fuga da quella vicenda. E abbiamo visto quello che è accaduto in Albania in questi 20 anni, dove il presidente Edi Rama ti racconta e ci racconta che quando l'Unione Europea ha messo lo stop per 6 mesi all'ingresso dell'Albania come paese candidato all'Unione Europea, i fondamentalisti del suo paese hanno rilanciato un messaggio dicendo vedete che l'Europa non ci vuole, un paese come l'Albania dove la convivenza è più difficile che altri. Abbiamo allargato l'Europa a 28 nel silenzio, l'Italia continuava a discutere al proprio interno, nel proprio cantuccio, a litigare tra di sé. E in questi anni l'Europa è andata avanti senza l'Italia. Nella percezione pubblica, l'ha detto Vittadini prima, in particolar modo dei più giovani, non so se è vero, come dice Vittadini, che dei giovani all'Europa, ai giovani dell'Europa non gliene frega niente, non lo so. So che la danno per alcuni aspetti per scontata, perché sono abituati a pensare europeo, a viaggiare europeo, a tifare europeo, a studiare europeo, ma contemporaneamente non ne vedono la dimensione politica. Quello che era stato in De Gasperi, in Adenauer, in Schuman,
ma prima ancora in Spinelli, un grande pensiero politico è diventato soltanto un tran tran burocratico. E l'Italia su questo ha delle responsabilità, perché ha cancellato la parola politica, e la parola politica è una parola bella, piena di significato, e io non accetto che diventi una parola da prendere a calci. E in questo messaggio, alla faccia di tutti i tecnici che ci dettano le lezioni, poi sbagliano i conti, ma questo è un particolare secondario, e in questo messaggio l'Europa ha smesso di essere creatura italiana per diventare matrigna italiana. In questi 20 anni abbiamo trasformato l'Europa nel luogo dove ci danno i voti, ci dicono se abbiamo fatto bene o male. L'Europa è qualcosa di diverso, ecco perché nel nostro piccolo il semestre italiano è nato con alcuni gesti simbolici. Andare a prendere Miriam, la ragazza che in Sudan era stata costretta a partorire in carcere perché cristiana, liberarla e consentirle di avere una vita negli Stati Uniti è stato il modo con il quale noi abbiamo iniziato il semestre. La sua storia l'avevamo raccontata al Parlamento di Strasburgo. Andare a Erbil 10 giorni dopo l'inizio degli attacchi, nel campo profughi, a dire che l'Europa, dopo aver dormito il sonno ingiusto a Srebrenica, doveva stare di fronte al dolore di quel popolo, era un modo banale, se volete, piccolo, se volete, ma di dire che l'Europa non è soltanto spread, rigore e deficit. L'Europa è innanzitutto un ideale. Ecco perché, rispetto al tema dell'immigrazione, noi non cederemo mai a un messaggio che vuole far diventare l'Italia una terra della paura. Il provincialismo della paura non vincerà. Noi possiamo anche perdere 3 voti, ma prima salviamo le vite umane e poi ci preoccupiamo di come riuscire a dare un futuro a quella gente. Non è buonismo, è umanità. Sono secoli di civiltà ai quali non rinuncio per 3 voti. E se qualcuno vuole seguire l'imprenditore della paura per questo motivo, o della demagogia o del male, lo faccia. L'Europa è qualcosa di diverso da una mera accozzaglia di numeri. E quindi, da questo punto di vista, la questione reale che ci si pone di fronte è: l'Italia può giocare un ruolo nell'Europa che cambia, a condizione che sia in grado essa stessa di cambiare. Provo a essere molto, molto sintetico, ma il pacchetto di riforme che stiamo cercando di fare, dal Jobs Act alle riforme istituzionali, dalla legge elettorale alla riorganizzazione della pubblica amministrazione, con tutti i limiti, dalla buona scuola alla responsabilità civile dei magistrati, il tentativo è quello di far sì che l'Italia, dopo 20 anni in cui ha pigiato il tasto pausa, recuperi il tempo che ha perso. Ma noi siamo i primi a sapere che non sarà semplicemente con le riforme che l'Italia ritroverà la propria identità. Le riforme sono la premessa. Io vado all'estero e dico: abbiamo fatto la riforma della legge elettorale. Ah, bene, importante, cosa accade? Accade che chi ha vinto le elezioni governa. Dice: ah, ci avete messo 70 anni in Italia per capire che funziona così? Ma guardate che è questo quello che sta accadendo. Quello che è accaduto ne sono testimone io. Io non mi sono candidato al Parlamento italiano. Il sistema italiano non prevede un meccanismo nel quale ci sia la corrispondenza tra chi si candida e chi poi è chiamato a guidare il paese. La legge elettorale che abbiamo fatto è il primo sistema, il primo strumento, il primo tassello, il primo mosaico, il primo pezzo di un mosaico, per riuscire finalmente a dire una cosa banale, che quando uno va al governo del paese, il suo compito non è quello di difendersi dagli assalti della sua minoranza o della opposizione, ma è quello di cercare di fare le cose per le quali è stato eletto. La legge elettorale è una rivoluzione. Alle prossime elezioni voi voterete un candidato, voterete uno schieramento, e quello schieramento e quel candidato, se vince, governa per 5 anni, se perde non passa il tempo a rimuginare, passa il tempo a organizzarsi per diventare maggioranza la volta dopo, ma nel frattempo collabora e coopera per il bene comune, non si mette dalla mattina alla sera a sparare contro l'Italia o a cercare di distruggere quanto di bello stiamo facendo. È questa la differenza di fondo che con le riforme stiamo cercando di impostare.
votate per chi vi pare la prossima volta, tanto non avrei dubbi sul fatto che questo accadrà comunque. Ma abbiamo tutti insieme la libertà di riconoscere una cosa semplice e banale, che l'Italia ha bisogno di regole semplici. Quando, Vittadini, tu ci richiami al fatto che la storia di questo paese è stata fatta da piccole, grandi esperienze di persone che si mettono insieme, che lavorano, che ci credono, dici una sacrosanta verità. Ma cosa ha fatto in questi anni lo Stato? Fino agli anni 90 l'Italia ha comunque permesso a chi aveva voglia di provarci di farlo, con tutti i limiti, con tutte le difficoltà, con tutte le contraddizioni, con tutte le inquietudini, con tutte le incongruenze che ci sono state. Quello che è accaduto al tempo della cosiddetta Seconda Repubblica è che si è creato un meccanismo infernale per cui tutto cercava di bloccare. Si sono fatte delle regole nella pubblica amministrazione che non hanno impedito a chi voleva continuare a rubare di rubare, ma paradossalmente hanno impedito a chi voleva fare le cose bene di farle semplicemente. Si sono fatte delle regole fiscali in cui oggi intervenire non è una scelta del Premier perché ha voglia di recuperare consenso. Questa storia che, siccome il Presidente del Consiglio ha bisogno di aumentare il proprio tasso di consenso, allora riduce le tasse. La riduzione delle tasse serve a aumentare il grado di libertà di un Paese, non di consenso di un Presidente del Consiglio. Aggiungo, aumenta il tasso di giustizia sociale in Italia. Gli 80 euro nel 2014, l'IRAP costo del lavoro nel 2015, la TASI e IMU nel 2016, l'IRES nel 2017, l'IRPEF nel 2018, non sono invenzioni da un coniglio nel cilindro che viene preso su a caso. Sono l'unico modo per riuscire a dire: io riconosco che voi che ci provate avete diritto di farlo e cerco di darvi un po' di spazio di libertà. E aggiungo che ridurre le tasse è anche l'unico modo per essere veramente equi nella società in cui stiamo vivendo. Ma per far questo c'è bisogno di una lettura della realtà che renda l'Italia più semplice di come ce la siamo raccontata in questi anni. È come il Davide di Michelangelo, quando, scusate se questo meeting è particolarmente fiorentinizzato, da Luzzi al Duomo, ma quando a Michelangelo domandano: come hai fatto a fare questo capolavoro? Risponde dicendo: ho tolto tutto ciò che c'era in più. È una risposta molto, molto provocatoria alla fiorentina, alla Michelangelo, ma è esattamente quello di cui abbiamo bisogno oggi: togliere ciò che è in più. Nelle regole sul mercato del lavoro, un anno fa al meeting non ci avreste creduto che nel giro di 12 mesi si sarebbero modificate le regole del mondo del lavoro come si è fatto. Bene, ma è soltanto l'inizio. Perché quello che serve all'Italia è avere uno sguardo su di sé, capace di riconoscere che il mondo italiano è molto più forte del racconto noioso e polemico che tutti i giorni ci arriva dai talk show. È un mondo fatto di gente che ci prova, che ci crede, che si mette in gioco, che non ha paura di rischiare di fallire e che poi riparte più forte di prima. Questo è quello che sta avvenendo in Italia. E questo racconto qui ci ha impedito. Da chi? Da chi pensa che l'Italia possa essere raccontata soltanto come il regno del male? Liberare, semplificare, ridurre al minimo tutto ciò che blocca la possibilità per una persona di provarci, di fare impresa, di fare educazione, di fare volontariato, di fare, ecco, in questo senso l'importante attenzione che anche nei prossimi mesi sarà data alla legge sul terzo settore. L'idea forte di dire: liberiamo l'Italia, lasciamola in condizioni di ripartire. Perché se l'Italia riparte, terzo punto, l'Italia gioca il suo ruolo nel mondo. Noi abbiamo una stella polare, che sono gli Stati Uniti. Io non credo a una equidistanza dell'Italia nel mondo internazionale. Credo al ruolo dell'Italia come portatrice di dialogo, partendo dal nostro rapporto straordinario e forte con gli Stati Uniti d'America,
ma dimostrandoci capaci di dire ciò che va detto in tutte le sedi, in tutte le salse. Si va a Strasburgo, al Parlamento, a inaugurare il semestre europeo? Io sono andato lì e ho detto a nome vostro, a nome di tutta l'Italia, che Israele, non è vero che come qualcuno metteva in dubbio il diritto di Israele a esistere, io ho detto sì, è vero, Israele non ha il diritto di esistere, Israele ha il dovere di esistere per la memoria delle prossime generazioni, per il valore che esprime. E questo non ha avuto applausi o non li ha avuti come altro. Allo stesso modo rivendico con forza il fatto che siamo il primo paese per investimenti e per cooperazione in Palestina. Allo stesso modo vi dico che, riconoscendomi pienamente nel disegno strategico degli Stati Uniti e degli alleati occidentali, dico che pensare di costruire l'Europa contro la Russia, come fa qualche paese dell'Unione Europea appena arrivato nella nostra comunità, è un errore tragico. È un errore tragico. Vorrei che su questo punto fossimo chiari tra di noi. Non è un fatto economico. Ora c'è qui il mio amico Snyder o di Federlegno che gli prende un coccolone immediato. Ma non è un fatto economico. Posso dirlo? Non sono le sanzioni il problema economico in questo momento in Russia. Il problema in Russia, finché c'è il petrolio a $40, quello è il problema dell'economia russa. È un fatto non semplicemente economico, i nostri interessi, è un fatto culturale, è un fatto chiave. L'Europa non può essere costruita contro il vicino più grande e le radici culturali che ci legano sono decisamente superiori rispetto a pure le differenze che abbiamo. E allo stesso modo, noi stiamo dentro un'alleanza, ma siamo stati i primi a andare in Egitto, riconoscendo nello sforzo del presidente al-Sisi uno sforzo significativo e importante per restituire centralità al Mediterraneo. La mia prima visita assoluta non è stata a Berlino, non è stata a Parigi, è stata a Tunisi. Però, caro Vittadini, facciamoci una domanda. È una domanda che voi vi fate e che noi ci facciamo e che dobbiamo farci sempre di più insieme. Come è possibile che negli ultimi mesi i luoghi simboli degli attentati siano dei luoghi culturali, o di fede, religiosi o educativi? Vi elenco soltanto alcuni dei luoghi. Peshawar, una scuola internazionale, il Museo del Bardo a Tunisi, la redazione di un giornale, e sappiamo le caratteristiche di quel giornale, a Parigi, la sinagoga a Bruxelles, a Copenaghen, il Museo Ebraico, e quante chiese che vengono bruciate la domenica nell'Africa, disconoscendo la realtà dei fatti, cioè di una vera e propria persecuzione contro i nostri fratelli cristiani di quel territorio. Cosa sta accadendo? Sta accadendo che il terrorismo cerca di farci morire, i terroristi cercano di farci morire come piace a loro, non riuscendovi provano a farci vivere come piace a loro, nella paura, nel terrore, nel dubbio che quelli accanto a me sia un potenziale nemico. Questo approccio culturale è drammatico e devastante e diventa la radice della demagogia anche nei singoli paesi, perché ci vuole rinchiudere, ci consegna alla logica dei muri. Il muro è qualcosa che tu costruisci pensando che ti possa difendere, alla fine ti intrappola al muro. Ecco la risposta culturale ed educativa. Ed ecco il bisogno che c'è dell'Italia. Quando tu trovi tutta questa bellezza disarmante, che è la bellezza italiana, che è la bellezza non soltanto delle nostre opere d'arte, ma della nostra qualità della vita, dei nostri incontri, del nostro dialogo, del nostro benessere inteso come stare bene, non soltanto come fatto economico, come qualità dei rapporti, qualità delle relazioni, come amicizia tra i popoli e le persone, come incontro di storie diverse. Quando tu trovi queste scelte come antidoto e in qualche modo come barriera rispetto alla violenza fondamentalista e estremista, tu stai disegnando un futuro per l'Italia. Ecco perché è centrale per noi avere il coraggio di ricordarsi chi siamo. Noi non siamo semplicemente un paese che può aver paura della globalizzazione. In questi 20 anni ci hanno raccontato che dovevamo aver paura della globalizzazione,
perché c'era una volta il pericolo americano, una volta il pericolo cinese e poi ci avrebbero mangiato. Oh, io sono il primo presidente del Consiglio dopo 63, dopo 63 governi, il primo governo che è andato in Africa due volte, sotto il Mediterraneo, non in Africa. Vi rendete conto che noi abbiamo abbandonato un'area? Eppure l'Africa è naturalmente il luogo logico e fisiologico del rapporto tra... Noi siamo naturalmente il canale, il ponte di collegamento tra l'Europa e l'Africa. Perché? Perché ci hanno raccontato: dovete aver paura della globalizzazione. La globalizzazione è il nostro nemico. La globalizzazione è il nostro incubo. La globalizzazione è il problema. La globalizzazione è il più grande asset per l'Italia dei prossimi anni. Perché il mondo che cambia a quella velocità impressionante chiede bellezza. Non voglio buttarla sull'esistenziale, ma quella domanda di Mario Luzzi è una domanda che investe non soltanto gli italiani o gli europei. Esiste un bisogno di qualcosa di più grande, di altro e di altrove nel mondo, indipendentemente dalle opinioni religiose, filosofiche o culturali. L'Italia è questo. È un luogo che dà delle risposte straordinarie, perché è un luogo nel quale, come per magia, per un incanto particolare, nel corso dei secoli si è prodotta qualità e bellezza. E si continua ancora oggi, a quelli che dicono che l'Italia di oggi è soltanto un elenco sterminato di problemi, portate l'esperienza reale, quotidiana, di quelli che stanno intorno a voi. Ci sono storie straordinariamente belle e affascinanti di un paese che continua ad andare avanti, vorrebbe voglia di dire nonostante la politica, talvolta, e che sono le persone che continuano a credere nella bellezza del nostro paese. Ecco perché io credo che questo mondo qua, con tutte le discussioni, con tutte le polemiche, con tutte le difficoltà che noi abbiamo, è un mondo che paradossalmente chiede Italia. Però, ed è il quarto e ultimo punto, questa Italia ha bisogno di mettersi in movimento. Ho letto in questa estate, io ho fatto un'estate meravigliosa standomene a casa dopo un annetto in cui abbiamo girellato abbastanza, quindi è stato particolarmente positivo, diciamo, poter staccare un attimo, però ovviamente... come tutte le estate c'è sempre la voglia di fare la classifica di chi la spara più alta di tutte nel corso dell'estate. Agosto è il mese dove ciascuno deve dare del proprio meglio, in particolar modo in politica, per inventarne una nuova. Ho letto di un autorevole personaggio politico che ha detto: come proposta economica che noi facciamo al paese, proponiamo di bloccare per 3 giorni l'Italia a novembre. Sono 20 anni che stanno bloccando l'Italia. Oggi la scommessa è esattamente opposta. Oggi la scommessa è quella di rimettere in moto il cambiamento possibile, altro che bloccare l'Italia. Ma vi rendete conto che dopo 20 anni in cui l'Italia è stata costantemente imprigionata dai veti e dai controveti, oggi che c'è finalmente lo spazio, con tutte le difficoltà del caso, di creare una pubblica amministrazione degna di questo nome, che sia in grado di dirti sì o no, in tempi chiari, certi. Un sistema dove finalmente si può avere una riforma delle istituzioni, della Costituzione, che consenta alle regioni di fare quelle cose che deve fare, che devono fare e non altro. E contemporaneamente di avere un po' meno politici e un po' più politica. Mi fanno ridere, dicono, se non c'è l'elezione diretta dei senatori è a rischio la democrazia. Non è che devi votare tante volte per avere più democrazia. Quello è il delegato, non è il Senato. Se tu vuoi un sistema che funziona, devi far sì che quegli elettori che vanno a votare possano avere dei decisori politici che poi fanno le cose che hanno detto o non le fanno, e la volta dopo eventualmente li mandi a casa. Non è che moltiplicando le poltrone si moltiplica la democrazia. Moltiplicando le poltrone si fanno contenti quei politici, non la democrazia. È incredibile questa discussione, è incredibile. Per fare quello però io credo che tutti noi dobbiamo richiamarci alla positività del reale.
essere oggi in condizione di riconoscere che l'Italia non l'hanno fatta coloro i quali la governano. L'Italia la fanno ogni giorno migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone per bene che fanno il proprio lavoro, e il compito dello Stato oggi non è quello di costruire chissà quale sistema organizzato per irregimentare queste persone, ma lasciarle libere di fare quello che l'Italia ha fatto per secoli, cose straordinarie che in tutto il mondo sono apprezzate e che lasciano con la bocca aperta. Ecco perché chiudo ricordando e condividendo con voi l'emozione che mi ha dato visitare la mostra sul Duomo di Firenze. Il Duomo di Firenze, chi non ha ancora visto la mostra, mi permetto di fare un consiglio per gli acquisti, anche se c'è un po' di coda, di passarci. Il Duomo di Firenze è un luogo, come tutte le cose di Firenze, pieno di contraddizioni, di litigi. Insomma, noi fiorentini siamo un po' così, insomma. Quando i Guelfi e i Ghibellini hanno finalmente finito di litigare, i Guelfi avendo vinto e non sapendo come passare il tempo, hanno fatto Guelfi bianchi contro Guelfi neri per continuare a tenersi in allenamento. Siamo rissosi, siamo stati capaci nella discussione su Piazza del Duomo di veder litigare la Misericordia e l'Opera del Duomo, e quelli della Misericordia, che ha sede in Piazza del Duomo, hanno detto a quelli dell'Opera del Duomo: oh, noi siamo qui da 50 anni prima di voi, per cui si decide noi. Cioè, quindi voi capite che è una dimensione abbastanza locale per tanti aspetti, però è anche un luogo che è globale nel suo messaggio universale di bellezza. E nella mia esperienza di sindaco, la cosa più bella, più difficile e della quale in fin dei conti sono più orgoglioso è stato aver deciso di pedonalizzare Piazza del Duomo. La pedonalizzazione di Piazza del Duomo non toglie nulla alla bellezza della cupola dei Brunelleschi. La pedonalizzazione di Piazza del Duomo non toglie nulla e non aggiunge nulla, aggiungo, al bel San Giovanni o alla straordinarietà dell'impresa che potrete verificare visitando quella mostra. Però era una scommessa che noi avevamo fatto con un gruppo di amici, di nascosto, senza dirlo a nessun altro, studiando per tutto il mese di luglio e di agosto le carte, e che, conoscendo i fiorentini, abbiamo annunciato a sorpresa un mese prima che la cosa avvenisse. Se l'avessimo annunciato in pompa magna non ce l'avrebbero fatta fare, tant'è vero che alcuni commercianti si sono resi conto di ciò che stava accadendo soltanto una settimana prima che la cosa avvenisse, e quella settimana ci ha dato il vantaggio decisivo per portare a casa il risultato. Ma perché l'abbiamo fatto? Perché io credo, con molti di voi, che quella frase di Chesterton che dice: il mondo non finirà mai per la mancanza di meraviglie, ma per la mancanza di meraviglia, sia una frase particolarmente vera nelle nostre città, e adesso posso dire nel nostro paese. Il nostro è un paese in cui ci siamo abituati, ci siamo bloccati come nell'immagine di chi ormai è assuefatto alla bellezza. Quel gesto, il gesto della pedonalizzazione, a noi servì per dire: ehi, alza lo sguardo quando passi da Piazza del Duomo. Ascolta il ritmo dei passi, ma alza lo sguardo. Allo stesso modo, io credo che per l'Italia occorra non tanto pedonalizzare il paese, diciamo che sarebbe un'impresa abbastanza azzardata, ma richiamare ciascuno di noi nella singola responsabilità a prendere atto che quello che salverà il paese è prendere consapevolezza della straordinaria forza che noi abbiamo. L'Italia non finirà mai per la mancanza di meraviglie, ma potrà finire se ci passerà la meraviglia, la capacità di stupirsi, la capacità di mettersi in gioco. Ecco perché quello che per me è importante oggi non è una discussione sul singolo punto, sulla singola riforma, sul singolo intervento, sull'ultima dichiarazione, ma è riconoscere, di fronte a quello che sta accadendo nel nostro paese, che l'Italia ha uno spazio gigantesco, a condizione di smettere di piangersi addosso e a condizione di riconoscere che ciò che ci fa grandi è ancora tutto lì e ha bisogno del nostro impegno personale. Grazie e buon lavoro.